E non è festa se non prepariamo il ragù. Oggi senza piselli, li ho dimenticati. Ma perché non devo fare la pasta al forno, gli anelletti, ma farò le lasagne. Buone! Piano piano faremo i passaggi. Il ragù è come lo faccio sempre, soffritto di cipolla, carota, sedano, olio, soffriggo, rosolo la carne, mezzo bicchiere di vino bianco, io metto il bianco, si può mettere anche il rosso, sale e pepe, poi aggiungo salsa. E ne ho aggiunto la bottiglia grande da 7,50, quindi quella con un po' d'acqua. Lo lascio cuocere per almeno un'ora perché tanto poi finirà la cottura in forno. E non dimenticate due foglie d'alloro. Continuiamo la videoricetta delle lasagne. Ecco il nostro ragù. Mettiamo una manciata sotto. Metterò anche un po' di besciamella. Prendo questa di qua per sbrigarmi perché oggi ho molte cose da fare. E non ho avuto il tempo di fare anche la besciamella. Di solito la faccio io col bimby che è velocissima, ma ripeto, quando ho fretta la faccio così. Allora, come sfoglie oggi ho preso queste. In offerta da vali poco, sono queste, quelle fresche comunque. Allora, vanno un po' tagliate, aspettate, prendo forbici alimentari e mi ritaglio un pezzo. Farlo diventare la misura della teglia, ma siccome lo taglio tutto, lo taglio ora. Ok, me le sono tagliate. Quindi lasagna, ragù. Allora, per non fare due teglie come di solito faccio, anche se siamo due, perché io non la mangio carichissima di formaggio. Mio marito metterò il galvanino, io non metterò il galvanino. Besciamella. Questa marca è un po' liquidina. Vabbè. Galvanino da una parte. E questa con più becciamella. Parmigiano o grana, o se volete anche cipollino, o per chi è dalle mie parti anche il caciocavallo stagionato ci sta bene, mi porta tanto sapore. Io già ho acceso il forno a 100, a 230, ventilato. Rimetto la sfoglia e rifaccio la stessa operazione. Ragù. Se volete il ragù lo potete anche diluire un po' con l'acqua se vi sembra troppo stretto di salsa. A noi piace così, che si senta comunque. Altrimenti vi assicuro che piace il liquido, quindi lo faccio bello bello scetto, tanto poi abbonderò con la besciamella. Di nuovo gli strati che faccio di solito sono tre o massimo quattro, infatti farò l'ultimo, mettiamo di sopra. Di nuovo la chiusura. Sì, ci avrei potuto dare un altro strato, ma non che era ancora mezzo chilo, avrei dovuto farne di più. Quindi metto questa besciamella nel ragù che è rimasto, così copro per bene.
sempre. Si raccoglie tutta la carne. Di solito faccio la taglietta più piccola, devo dire la verità, ma questa volta ho fatto una un po' più grande perché di solito resta. E io ho imparato a girarla. Allora. Ok. Copriamo per bene. Vedete poi alla fine. Perfetta, dentro c'è tutto il ragù a pezzi. Copriamo bene gli angolini, altrimenti restano sempre crudi, un po' più tesi. Ok. Mettiamo i cubetti restanti per capire che questa parte è di mio marito. Completiamo sempre col parmigiano. Io poco. Comunque io metto poi in cottura due stuzzicadenti dalla parte, così lo vediamo. Eccola qua, la mia lasagna. Vediamo il risultato finale. Ecco il risultato della mia lasagna. Questa parte formaggiosa fino a metà è di mio marito, che da dove abbiamo messo il galbanino. Questa è senza galbanino. Buon appetito!